per essere un Vangelo vivente. Incontriamo quest'oggi l'ultima pagina del Vangelo di Giovanni, in cui l'autore si rivela al nostro lettore, a noi stessi, per indicarci come la nostra vita debba essere una pagina vivente del Vangelo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: «Signore, chi è che ti tradisce?» Siamo quasi al termine del Vangelo. Pietro guarda questo discepolo senza nome, un discepolo amato che è sia Giovanni sia ciascuno di noi. Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?» Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi». Una risposta enigmatica. Che ne sarà di questo discepolo? Pietro e Gesù per un istante abbattono la quarta parete. Fissano lo sguardo sul lettore, che come vedremo è anche autore. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma «se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa?» Il discepolo preso in causa si sente in dovere di chiarire l'equivoco. L'autore parla con il suo lettore e si rivela. Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Interessante notare come al discepolo si aggiunga un noi che conferma. Cosa ci viene descritto? C'è un discepolo che viene guardato da Gesù. Questi è sia l'autore che il lettore. L'autore poi parla a me, suo lettore. Si arriva poi ad un noi, che è comunità, che è chiesa. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Non tutto è stato possibile raccontare, ma una sottile metafora ci viene rivelata. In questo libro, dove il lettore è anche uno dei personaggi e anche autore, il lettore è chiamato a diventare autore, diventare se stesso libro per riempire il mondo. Noi siamo una pagina bianca di Vangelo che Cristo deve scrivere.